Sempre qui a Pomigliano, dove è in corso il presidio contro Marchionne, contro le politiche del governo Monti, e parliamo con un lavoratore dell'Irisbus a cui chiediamo naturalmente perché lei è qui. Siamo qui per manifestare contro Marchionne e contro la cosiddetta Fabbrica Italia, che non esiste e non è mai esistita, mentre qua si cerca di avviare un prodotto che può essere buono per molti o per qualcuno. L'Irisbus chiude e produce autobus per il trasporto pubblico urbano. È l'unica azienda italiana che produce autobus di Euro 5, Euro 6. Noi chiediamo il piano trasporti nazionale. La Fiat, insieme a questo governo, ha detto che non c'erano soldi e non c'era piano trasporti. Quindi oggi, mentre io sto parlando, in questo momento i sindacati stanno firmando la chiusura dello stabilimento di Valle Unita, dopo aver detto che lo stabilimento non l'avrebbero ceduto a nessuno, non avrebbero mai permesso che ci fosse la cessazione dell'attività. Come mai hanno avuto puntare sui mezzi del trasporto pubblico, invece hanno puntato ancora una volta sulla nuova Panda, cioè una macchina che diciamo a livello internazionale non è che ha molta... Non ha molto riscontro. Sì. Questa è una domanda che mi pongo anch'io e non riesco a dare risposta sinceramente, ma l'unica certezza è che il governo, abbiamo avuto appuntamento al governo per 5 volte e il governo era sempre assente, compresa la politica nazionale. È venuta da noi ai cancelli dell'Irisbus a fare solo passerelle. Alla fine non abbiamo concluso niente, siamo a un punto in cui la Fiat oggi sia il governo Berlusconi sia il governo Monti. Il giorno 7 dicembre siamo stati al Ministero del Lavoro e al Ministero dello Sviluppo Economico, hanno accorpato l'appuntamento solo al Ministero del Lavoro e il Ministero dello Sviluppo, nella persona del sottosegretario Cresta, ha detto che non c'era alcun piano sviluppo, non c'erano soldi e che non c'erano eventuali imprenditori che potessero rilevare lo stabilimento, perché l'unica salvezza nostra è o il piano trasporti o un nuovo imprenditore che rilevi lo stabilimento. E pensa infine, anche se già l'ha detto insomma fra le righe nel suo intervento, che l'installazione del governo Monti al posto del governo Berlusconi possa risolvere la difficile situazione in cui si trova l'Italia? Parliamoci chiaro che non, qualsiasi governo venga non è mai libero, ha sempre le mani legate. Questo governo si mantiene con la maggioranza, lo sappiamo benissimo, del PD e del PDL, quindi sarà costretto a seguire la linea del PD e del PDL, quello che c'era prima ci ritroviamo oggi, solo che le responsabilità alla fine ricadranno su queste persone che non hanno nessuna valenza politica, ma sappiamo tutti dietro chi tira i fili. Un'ultima domanda, lei in questa situazione si sente precario, non solo a livello lavorativo ma proprio nella vita? Sì, è una sensazione di precarietà assoluta, ma non solo io, anche i miei colleghi, anche coloro che lavorano nelle pubbliche amministrazioni, perché ho amici e parenti che lavorano nella mia, vivono una condizione di precarietà, perché non c'è più quella sicurezza per il futuro. Personalmente io, quando sono stato assunto all'Irisbus, gruppo Fiat, produttore di autobus unico in Italia, mi sono detto proprio questo, ho detto io sto bene, sto tranquillo, non ho più problemi lavorativi perché sono assunto a contratto a tempo indeterminato in uno stabilimento che non chiuderà mai. Oggi, dopo 15 anni di lavoro in quello stabilimento, oggi 14 dicembre quello stabilimento chiude per sempre. Grazie.